troviamo nella Valle del Metauro e in una zona pianeggiante lambita da questo fiume troviamo la cittadina di Urbania. L'attuale abitato di Urbania è caratterizzato dall'essere abbracciato per tre quarti dal fiume Metauro e dall'aver cambiato nel corso dei secoli il suo nome ben tre volte. Nell'alto Medioevo ebbe il nome di Castel delle Ripe e sorgeva sui colli della riva sinistra del fiume. Dopo la sua distruzione nel 1277 ad opera delle truppe di Galasso da Montefeltro, il centro urbano fu ricostruito attorno al 1284 nell'area pianeggiante attorno all'abbazia di San Cristoforo del Ponte per volere di Guglielmo Durante, governatore della Romagna e della Marca d'Ancona, dal quale poi prese il nome di Castel Durante. Per giungere all'attuale nome dovremmo attendere la fine del Ducato di Urbino e l'elevazione di Castel Durante al grado di diocesi e città nel 1636 per volere di Papa Urbano VIII Barberini, in onore del quale la città mutò nome in Urbania. Poco fuori dal centro cittadino, in una pianura circondata dalla stupenda campagna metaurense, incontriamo un'imponente struttura, il Barco. Il Barco Ducale, conosciuto anche come Convento di San Giovan Battista al Barco, nelle forme attuali è frutto di una edificazione settecentesca, realizzata in parte con il materiale antico del convento fondato nel XIII secolo. La ricostruzione settecentesca del Barco, in un luogo distante circa 70 metri dall'originale fabbricato, che in parte era in uso ai duchi come residenza di caccia, si rese necessaria a seguito della rovina del più antico edificio a causa dell'erosione e delle piene del fiume Metauro. Il nuovo Barco, progettato dal bresciano Fra Giuseppe Antonio Soratini, che ci ha lasciato un modello in legno conservato presso i locali musei civici, fu costruito tra il 1759 e il 1771. Al suo interno, sostanzialmente immutato, troviamo opere del pittore settecentesco originario di Pergola, Giovan Francesco Ferri, come alcune palle d'altare all'interno della chiesa e i dipinti murali del refettorio. Dopo la soppressione del convento nell'Ottocento e l'utilizzo della struttura come casa di riposo, l'edificio è stato interessato da imponenti restauri, atti a riportarlo alla sua primigenia bellezza. Oggi il Barco, attorniato dalla dolce campagna e dal vicino bosco, è sede di svariati eventi culturali. Tra i monumenti che ornano la bella cittadina di Urbania troviamo il grande Palazzo Ducale, dimora amatissima prima dai da Montefeltro e poi dai della Rovere, alla quale misero mano nei secoli svariati architetti, tra questi Francesco Di Giorgio Martini e Girolamo Genga. Il Palazzo di Urbania, con la sua elegante facciata sul fiume Metauro, è stata una delle dimore predilette dai duchi, in particolar modo dall'ultimo duca di Urbino, Francesco Maria II della Rovere, che proprio qui, nella dimora che aveva arricchito, tra le altre cose, di una straordinaria biblioteca, finì i suoi giorni il 23 aprile del 1631. Oggi il Palazzo Ducale di Urbania è sede dei musei civici e della biblioteca. Tra le opere d'arte che possiamo ammirare all'interno del percorso museale troviamo i due globi cinquecenteschi di Gerardo Mercatore, il globo celeste e il globo terrestre, provenienti dall'antica biblioteca ducale, oppure l'imponente incisione di Nikolaus Hoggenberg, raffigurante il trionfo di Carlo V, composta addirittura da 40 fogli per una lunghezza di 12 metri e realizzata in occasione dell'incoronazione dell'imperatore Carlo V, avvenuta a Bologna nel febbraio del 1530. Incoronazione alla quale Francesco Maria I della Rovere partecipò e durante la quale ebbe l'onore di portare la spada imperiale.
il museo accoglie anche una sezione dedicata alla ceramica, una peculiarità dell'antica Casteldurante che ha reso questa cittadina famosa nel mondo. Una importantissima collezione di incisioni e di disegni, autografi del grande Federico Barocci, al quale è attribuita la bella Madonna delle Nuvole, proveniente dalla chiesa del Santissimo Crocifisso di Urbania.